Ospiti di prestigio, mostre, anteprime e molto altro ancora. Al via il Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 novembre, con 5 giorni dedicati al cinema internazionale, all'arte e alla formazione per giovani talenti in campo cinematografico. Tra gli ospiti, la regista Cinzia TH Torrini, Eleonora Vallone, Cinzia Pellini ed i musicisti Andrea Morricone e Roberto Cacciapaglia. Ci sono tanti appuntamenti, vorrei dire molti di più di tutti gli altri anni, e vorrei segnalare in particolare i campus per i giovani, che quest'anno avranno anche la presenza dei giovani ucraini, perché uno degli slogan del festival di quest'anno è il cinema per la pace, il cinema per i giovani. Quindi noi insieme ai nostri ragazzi avremo i ragazzi dell'Università Karpenko Kary, che è l'università più antica dell'Ucraina, e anche la possibilità di vedere tantissimi film di tanti paesi, e a proposito avremo anche i filmmaker di tanti paesi. Anche loro sono ritornati al festival quest'anno, vengano dall'Armenia, dal Giappone, dalla Cina, alcuni vengano e stanno qua 10 giorni a Montecatini, quindi devo dire che quest'anno è un'annata semplicemente straordinaria. L'iniziativa che sta crescendo, che quest'anno fa un ulteriore passo in avanti, non solo a livello di qualità degli intervenuti, di chi interverrà a Montecatini, ma con particolare attenzione sulle tematiche, cioè si parte dal cortometraggio, dal focus sul cortometraggio, per poi andare ad indagare su varie tematiche che sono coerenti e connesse al mondo del cinema. Quindi un'iniziativa che sta prendendo sempre più campo e che si sta irrobustendo anno dopo anno. E spazio anche alla musica? Sì, spazio alla musica anche con grandi nomi. Andrea Morricone ha composto una composizione musicale apposta per il festival e per questa speciale iniziativa. Non solo, il maestro Roberto Cacciapaglia viene con la scuola e con tutti i suoi ragazzi e sarà una delle magiche serate, in questo caso il 3. Il 4 c'è l'ambasciatore d'Ucraina che viene a Montecatini anche per guardare i film dei ragazzi dell'Università Karpenko Kary, e il 5 c'è la famosa serata di tutte le premiazioni, e tutti sperano di vincere, quindi cercheremo di fare in modo che tutti si ricordino di questa iniziativa, di questa speciale edizione.